Oh, eccoci qua, eccoci qua. Oggi è un'altra giornata particolare perché vado a incontrare Massimiliano Maiucchi, un mio grandissimo amico, un grande artista, e da anni lui si occupa di filastrocche, di spettacoli per bambini e li fa in una maniera incredibile. E ultimamente ha coinvolto anche me perché ha scritto un libro di poesie che si intitola Roma fa rima e mi ha chiesto di musicare alcune di queste canzoni. Ma così proprio al volo, da che cosa nasce questa tua voglia di scrivere filastrocche e di fare spettacoli per bambini? Ma la filastrocca nasce da una passione di famiglia, perché mia nonna ne conosceva tante, essendo anche lei legata molto alla tradizione. E quindi con lei me ne raccontava tante, e a forza di raccontarle mi è Ti è venuto. venuta voglia di... Ora naturalmente anche con il mio amico Massimiliano siamo in questa situazione quasi, come dire, insomma, assurda, perché siamo qua tipo confessionale, però dobbiamo rispettare le regole e noi le stiamo Certo. rispettando. Allora abbiamo appunto cominciato a collaborare con queste filastrocche in romano, con questo spettacolo e libro da cui è tratto appunto Roma fa rima, è tratto tutto, e facciamo un accenno di quello che facciamo. Per esempio, come iniziamo noi di solito questo spettacolo? Ma diciamo che è un insieme di filastrocche e di canzoni, per cui tutte legate alla nostra città e si va un po' a braccio come lo stiamo facendo oggi, diciamo. Quando si lavora con i bambini si segue un canovaccio che poi può cambiare, per cui è un po' Certo, quindi come... è proprio veramente a braccio, proprio Sì. come Però viene, insomma. Difatti, sono filastrocche anche adatte ai più grandi, per questo difatti, mi hai ti ho coinvolto, chiamato insomma. perché sapevo che eri la persona giusta per fare questa cosa. Grazie, Cominciamo a grazie. raccontarne Sì, qualcuna. dai, Ad dai, vediamo così esempio, come... questa si chiama SPQR e fa così. Tanto tanto tempo fa, tanto Quanto? quanto non si sa, Cosa? E c'era solo una casetta dove? e dove c'è la mia città. Fu fondata dai romani, da una lupa e quattro mani. Mi hanno detto, ma non c'ero, che fu stata un grande impero, il più grande degli imperi, che copriva mezzo mondo e lasciava l'altri al buio come il sole quando è tondo. Sono passati imperatori, papi, duci e gladiatori. Quel che resta è ancora qua, pesce fritto e baccalà. Baccalà. Senti, tempo fa tu mi hai fatto leggere una filastrocca che fa parte di questo spettacolo che si intitolava appunto Voglio parlare di Roma. Ah, E sì. io ho provato a farla in questa, facciamo sentire un pezzettino. Vai, vai. Stasera voglio parlare di Roma, della Roma di una volta, della Roma che c'è ancora. Voglio parlare della Roma di una volta, che giocava lungo il fiume, della Roma che c'è ancora e si schiera sulla fune, della Roma di una volta che riempiva il Colosseo, della Roma che c'è ancora, che te guarda in Marameo, della Roma che c'è ancora, che a Pasquetta andava in giro, della Roma che c'è ancora, tra le fave il pecorino, della Roma di una volta, che era grande tutto il mondo, della Roma di una volta, mentre gira il mappamondo. Stasera voglio parlare di Roma, della Roma di una volta, della Roma che c'è ancora. Voglio parlare di Roma. Senti, in questa canzone c'è un pezzo che in questi giorni io me la sono cantata, dove dice appunto della Roma di una volta che a Pasquetta andava in giro. E noi quest'anno a Pasquetta non ci È siamo andati in giro. saltato proprio, guarda, io questi giorni è stato tremendo perché vedevo il calendario e strappavo il foglio qualche giorno prima che finisse il mese perché tanto sapevo che c'era poco da aspettare, per cui
Sono stati mesi abbastanza duri. Io penso che addirittura invece tu facevi questo qui, io sulle pagine della mia agenda, io uso molto l'agenda, mettevo, la sbarravo con scritto forza. Dai. Senti, dai, c'è un altro pezzettino. Io sono sincero, qui ci abbiamo anche davanti ho un leggio, perché qualche cosa di questo spettacolo, siccome lo faccio al leggio, questo è uno degli spettacoli che faccio al leggio, leggo, e quindi così magari sfoglio qualche altra cosa. Nel frattempo magari potresti benissimo, sì, farmi sentire qualche altra filastrocca, ma non farla sentire a me, perché io allora le conosco. Ti dico il Cicerone, che è un'altra di quelle filastrocche interessanti. Fa così: quando le strade non erano antiche e ci passavano soltanto le bighe, davanti alle terme di Caracalla quattro bambini giocavano a palla. Oggi tra gatti, rovine e turisti indaffarati nel fare gli acquisti, un cicerone racconta una storia che a forza di dirla oramai sa a memoria. Quando le strade non erano antiche e ci passavano soltanto le bighe, davanti alle terme di Caracalla quattro bambini giocavano a palla. Uno straniero lo ascolta e cortese gli dice: la prego, tradurre in inglese. Finita la storia, gli sgancia la mancia, che al cicerone riempie la pancia. Con quel che rimane si compra una palla, poi chiama tre amici e va a Caracalla. Bellissima. Allora io ne approfitto, perché siccome Caracalla è uno dei posti bellissimi di Roma, della nostra città, che è una città antica, c'è un'altra filastrocca che tu mi hai fatto leggere, che ho musicato, che è una storiella antica. Ah, e fa così. Un giorno camminando la bimba Ludovica trovò sotto i suoi piedi una moneta antica, una moneta antica di almeno 100 anni. Lei disse a Ludovica, la nonna di Giovanni: l'ho persa in questo punto quando ero una bambina e adesso la rivoglio, capito piccolina? Beata chi ci crede, le disse Ludovica. Racconta un'altra storia, io non ti credo mica. E quando ce la frega Ludovica? Bellissima. Senti, un giorno, uno dei primi spettacoli che ho fatto insieme a Max, mi ha colpito la sua preparazione con il rapporto con i bambini. Mi ha fatto ridere questa cosa: lui era seduto davanti che recitava, e siccome i bambini sono imprevedibili, a un certo punto un bambino è scattato verso la mia chitarra. Beh, lui, continuando a recitare, guardando negli occhi il bambino col quale stava, insomma, al quale stava recitando questa cosa, col braccio afferrato quel bambino stava venendo verso di me. E lì ho capito quel giorno quanto Max fosse veramente bravo a fare questo tipo di spettacolo, e soprattutto a percepire, perché il bambino, se lo conosci, lo può capire un attimo cosa sta facendo. Però tu riesci, non è che lo puoi capire, lo capisci osservarli. Tu, Max, lo capisci tu, non tutti sono così bravi e tu hai questa grande bravura. Senti, io adesso devo dire una cosa, un'altra cosa che mi ha colpito molto di Massimiliano è come lui a un certo punto, io penso che Massimiliano sia un po' veramente proprio l'artista per antonomasia, colui che mentre sta parlando con te, io a volte gli percepisco negli occhi che gli stai dando un'ispirazione e lui già sta pensando a un qualcosa che quando andrà a casa metterà sul foglio, eh? Sì, di la verità. È vero, è vero. Ed è il motivo con cui mi piace collaborare con gli artisti, perché tra le persone che danno al teatro la loro vita c'è l'empatia che si porta, che sì, ti porta. Ed è un valore, cioè, sappiamo che quando si fa teatro sono dei momenti, anche quello, il momento creativo, quello, certo, iniziale, è il momento forse più bello per chi fa teatro, chi si scrive, perché forse sì, il momento della nascita stupisce anche chi, esatto, la fa, no? Esatto. Per cui collaborare con te, con altre persone con cui collaboro, il momento in cui si crea è quello più... Allora, bello. Massimiliano ha detto una cosa molto bella: io da molto tempo, nonostante insomma sia uno che
posso fare anche parecchie cose da solo, perché sono un musicista, un artista, un attore, faccio varie cose, eppure da molto tempo, da un po' di tempo, anzi non da moltissimo tempo, sto creando proprio queste collaborazioni di cui parlava Massimiliano. Ho quasi tutti i spettacoli a due, proprio perché c'è questa cosa qui. Io da solo penso che non si possa fare quello che si fa in due, c'è veramente un'empatia maggiore quando si collabora. E quindi fra l'altro, insomma, Massimiliano io l'ho conosciuto tramite Alessandro Dorazzi, un altro amico che ho già avuto ospite, col quale facciamo tante cose, ed è veramente un bel gruppo di lavoro. Difatti questa è una cosa della quale vado molto orgoglioso e sono contento, ecco, di fare questa cosa con te, perché è molto bella. Guarda, io vorrei chiudere adesso questo nostro incontro, ci sarebbe una canzone più bella che vorrei cantare, perché per te è anche un significato particolare, però lo faremo in un'altra occasione. Adesso voglio chiudere con questa canzone invece, che è Trastevere, che di solito cantiamo in due, e così, siccome questo qui è una cosa che sto facendo con gli amici, buona la prima, come viene viene, quindi stiamo improvvisando tutto, e improvvisiamo anche questa, che è Trastevere, che è una canzone dedicata ad un bellissimo mercato di Trastevere, che è quello a Piazza San Cosimo. Piazza San Cosimato, tra i banconi del mercato, ci sta sempre tanta gente che lavora e non fa niente. Alla frutta c'è sta Carla, mentre Linda intanto parla, con la figlia di Pancrazio, forza Roma e forza Lazio. Poi più avanti c'è Guerino, l'instancabile Rodino, che pedala tutto il giorno con due vecchie sempre attorno. Una sedia c'è Vittoria che pulisce la cicoria, poi prepara il minestrone canticchiando una canzone. E dal banco grande e grosso, col segnale tutto rosso, strilla forte il macellaio, asigno quanta ne taglio. Passa spesso un cinesino che vende un accendino, sempre uguale, sempre quello che s'accende sul più bello. C'è il signore, c'è il turista, c'è il poraccio, c'è l'artista che rivive stando a sede sotto al sole quel che vede. Massimiliano, grazie. Guarda, grazie, si è pure scordata la chitarra, ma chi se ne frega, perché questo è un incontro tra amici. E veramente questa cosa dell'artista che rivive stando a sede sotto al sole quel che vede, come dicevamo prima, nel senso che l'artista quando mette in opera la sua arte è un rivivere una cosa che ha vissuto nella realtà, e ci mette la pennellata dell'artista. E questo succede se scrivi una canzone, se scrivi una poesia, se scrivi un quadro, film, qualsiasi forma di arte nasce da un vissuto che poi diventa arte. Va bene, io grazie, ti ringrazio, che è passato pure l'aereo, ci stanno qui, va tutto bene, perché deve essere buona la prima. Va bene? La realtà è questa. È questa qui. Grazie Max, grazie, alla prossima. Sandro.